Amici di Portland, buonasera dallo Sport Time di Corsico. È in scena la quinta giornata del Girone C Coppa Primavera, di fronte punto e virgola contro Tenuta Caretta. Vediamo chi avrà la meglio. Pallone a cercare il numero 13 che riesce a passare, va in porta col sinistro. Trotta, palla alta. Tiene il pallone. Cerca l'appoggio per Topolino che controlla, va in porta col destro. C'è la grande risposta di Lombella. Basili col sinistro ed è strepitoso Consolo. Siamo già dalla parte opposta contenuta Caretta. Basili avanza, Basili larga in fascia, tocco dentro, palla lì, in qualche modo Basili mette dentro 1-0 tenuta Caretta. Basili davvero opportunista, parte Grossi col destro e non sbaglia, 2-0 tenuta Caretta. Grossi, attenzione il destro tentato da Mileto e la risposta attenta di Consolo. Attenzione Basili, piazza a sinistro, respinto ancora Basili, apre tutto, Mileto, destro! E arriva il 3-0 di tenuta Caretta con Mileto. Tanto una punizione deviata, c'è il gol! Prova a riaprire i giochi, punto e virgola. Tanto siamo già da parte opposta e subito arriva il 4-1 da parte di Grossi. Destro piazzato ed è bravissimo, Lompella, Monda. Porta col destro ed è un gol bellissimo del capitano di punto e virgola. Di conclusione e arriva il gol del 4-3 con cui riapre i giochi punto e virgola con questa conclusione di Morra. Basili in porta col sinistro ed è un gol meraviglioso, il gol del 5-3. E finisce così, finisce con la vittoria di Tenuta Caretta per 5-3. Continua la striscia vincente della squadra in maglia bianco-verde. Allora, siamo qua con Rudy, come settimana scorsa, mister di Tenuta Caretta. Sì. Oggi sofferenza nei primi 15 minuti, ci avete messo un po' per carburare, poi la zampata, la voglia di vincerla e poi come l'altra volta, una volta sbloccata, un po' in discesa, anche se poi loro l'hanno quasi un po' ripresa, poi però la voglia di vincerla ancora vi ha portato a portare a casa la quinta vittoria consecutiva. Sì, quinta vittoria consecutiva, ti dico forse non meritata, perché gli avversari hanno giocato bene. Noi sul 4-1 non possiamo regalare tre quarti del secondo tempo, farli rientrare sul 4-3 e rischiare di buttare via una partita in cassaforte, sinceramente non per meriti nostri stasera. E vediamo quello che c'è di buono, la quinta vittoria consecutiva, il fatto che siamo ancora in testa, ma stasera atteggiamento veramente brutto, portiamoci a casa il risultato. Esatto, può essere però un segno che nonostante tutte le difficoltà che avete avuto nella ripresa, l'essere sempre comunque un gol avanti, il volerla vincere, il primo gol che è sintomo proprio di volerla vincere, sia un segno positivo rispetto magari al girone precedente in cui molte volte vi andava proprio al contrario, probabilmente. Sicuramente, infatti questo sta cambiando la mentalità, come ti dicevo la settimana scorsa, abbiamo cambiato molto e cambiando molto abbiamo cambiato anche la mentalità. Meno male stasera ci ha trascinato quella e abbiamo vinto grazie alla voglia di vincere. Quello che si è visto sul campo potevano meritare loro, ma per stasera va bene così. Grazie mille e alla Grazie mille, prossima. alla prossima. Ciao.